Sono terrorizzata. Madonna. Ho chiamato tutte le forze dell'ordine. Hanno portato via un po' di gioielli. No, vabbè ragazzi. Sto di me. La mia principessa. Ciao amici chips, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo video dedicato al Natale dei VIP. Taylor Mega derubata dai ladri in casa, Giulia De Lellis con 38 di febbre e 3 proposte di matrimonio. Sarà vero? Sarà falso? O sarà fifella? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e trovate qui sotto il tastino iscriviti. Di fianco c'è una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative ai video che pubblico quasi ogni giorno, anzi ormai lo sapete, è dicembre e a parte qualche piccolissima pausa di un giorno, ma per tutti gli altri giorni video nuovi ogni giorno, per rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e anche su quello che hanno fatto i VIP a Natale. Ah, e ricordate, se non vi iscrivete al mio canale... Siete delle brutte persone, ve lo dico io, siete delle brutte persone. Capito? Ci eravamo lasciati 2 giorni fa, il giorno di Natale, il 25, quando ho deciso di pubblicare, come promesso, un video che riguardava una lite super trash con protagonisti gli ex di Temptation Island. Sono successe mille cose, se vi siete persi quel video ve lo lascio qui sopra nella i di informazioni. Ma ragazzi, oggi parliamo di tutt'altro, anzi, ha a che fare con le feste perché parliamo proprio del Natale dei VIP. E se pensavate di aver passato un Natale di merda, vabbè ragazzi, ci sono dei VIP che sono stati peggio di voi. Partiamo subito col botto perché parliamo di lei, l'influencer più amata di questo ultimo anno, e stiamo parlando di Taylor Mega, una persona che praticamente è sempre quasi presente nei miei video. Vi ho fatto un'enorme soppopera di video in cui vi parlavo soprattutto di una cosa che ha fatto molto discutere che la riguarda, e cioè del triangolo amoroso con Giorgia ed Erika. E se vi siete persi questi attimi, questi momenti di livelli proprio di trash altissimi, vi lascio qui sopra non uno, non due, ma tutta la playlist di video dedicati al triangolo amoroso di Taylor Mega. Ma comunque, come ha passato il Natale Taylor Mega? In questi ultimi giorni ha pubblicato tantissime stories, soprattutto in compagnia di sua nonna, perché credo proprio che per queste feste sia ritornata in Friuli da dove viene e abbia passato del tempo con i suoi cari. Peccato però che dopo la vigilia di Natale Taylor Mega sia sparita completamente dai suoi social. Nelle ultime ore però ha deciso di rompere il suo silenzio pubblicando una storia nera e scrivendo proprio questo: bel Natale di merda. Ma non è finita qui, perché dopo questo strano augurio di Natale Taylor ha deciso di pubblicare un video shock. In casa sua sono entrati i ladri, hanno messo tutto a suo quadro, hanno rubato molte cose e questo è il risultato. Cioè, io non ho parole. Dopo aver mostrato la casa svaligiata, Taylor ha anche deciso di pubblicare alcune stories nelle quali racconta quello che è successo. Ok ragazzi, visto che la notizia è già di dominio pubblico, non so veramente come facciano a sapere sempre tutto i giornali. Ieri, mentre stavo a Udine, mi è partito l'allarme e chiaramente ho chiamato tutte le forze dell'ordine mentre i ladri stavano ancora in casa. E sono corsa ieri da Udine a Milano, sono arrivata praticamente in 3 ore e ho trovato quel macello. Bello. Sono terrorizzata, onestamente, perché si stavano portando via degli oggetti, cioè, assurdi. Cioè, boh, non so cosa dire. Oltre ai gioielli, chiaramente. E vabbè, bello, per fortuna però che c'era l'allarme.
Ovviamente tutto ciò è stato ripreso ampiamente da tantissimi siti e pagine di gossip ed ovviamente Taylor, in un momento così delicato che le è successo, e sicuramente ragazzi io non immagino neanche cosa si possa provare, perché anche solo il fatto che delle persone mettano le mani nelle tue cose, rovistino le tue cose, deve essere bruttissimo. Fatto sta comunque che in una situazione così difficile già di per sé, i giornalisti ci hanno messo anche del loro e quindi hanno riportato mille notizie, mille dettagli, soprattutto molto privati anche di Taylor Mega, della sua casa, e per questo motivo Taylor ha voluto subito scrivere un lungo sfogo sul suo Instagram. È nei momenti come questo che capisci di chi ti stai circondando e poi si scaglia proprio contro i giornalisti. Io non ho parole per come alcuni siti e alcuni giornalisti non abbiano avuto un minimo di riserbo nel riportare l'accaduto, descrivendo addirittura dati sensibili del luogo. Datevi una ripigliata, In particolar modo Taylor ha voluto commentare le parole di un articolo molto provocatorio pubblicato da Dago Spia. Il titolo di questo articolo diceva proprio questo: il guaio di raccontare ogni minuto della propria vita su Instagram? Che i ladri sanno sempre dove sei e quando casa tua è vuota. Furto nell'appartamento milanese di Taylor Mega la vigilia di Natale. Sono terrorizzata, era Udine in famiglia quando mi arriva una notifica dell'allarme sul cellulare. Le forze dell'ordine sono arrivate, che i ladri erano in casa, sono corsa in 3 ore e ho trovato. E il commento di Taylor è proprio questo: il guaio di scrivere articoli del cazzo, i ladri vanno a casa di chiunque. Per me questa era la seconda volta, la prima accadde 4 anni fa, quando ancora non esistevano le storie su Instagram, e alle 11 del mattino, quando ero uscita per andare in studio. Quindi per cortesia, evitate ste c***e. Mostri troppo la tua vita, i gioielli, succede a tutti, dal ricco al povero. Nelle ultime ore invece Taylor ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento a tutte le persone che le sono state vicine proprio in queste ore molto difficili. Per questo motivo ha voluto pubblicare alcune stories per chiarire un attimo la situazione. Ok ragazzi, oggi sto meglio. Vi ringrazio per tutti i messaggi di supporto che mi avete scritto, per tutti i direct, grazie veramente di cuore. Ieri ero nel drama più totale, però oggi sto bene. Dunque, la seconda volta che mi capita questa disavventura. La prima mi capitò 4 anni fa, dove non ero ancora così benestante e dove non pubblicavo tutto sui social. Tra l'altro successe alle 11 di mattina. Quindi queste cose, ragazzi, capitano più purtroppo un po' a tutti. È capitato a me. Hanno portato via un po' di gioielli. Però, per fortuna, quelli a cui ero più legata non li avevo in casa. E tanti li porto sempre con me. Quindi... cioè, mi hanno fatto un bel danno, però diciamo che è abbastanza contenuto. Le borse ne hanno portate via solo alcune, altre le hanno lasciate dentro la valigia che hanno mollato sul pianerottolo. Chiaramente ho rinforzato i sistemi di sicurezza e niente, sono 2 giorni che sto fissa in questura. Poteva andare peggio, perché magari potevo essere in casa e magari mi avrebbero fatto del male. Invece sto bene. Per fortuna, diciamo che ho un carattere abbastanza forte, quindi non mi faccio buttare giù da niente. E basta, ringrazio la scientifica che è venuto a prendere le impronte. Ma adesso cambiamo argomento, sempre per la serie Un Natale di me. Giulia De Lellis, anche lei purtroppo, non ha passato delle bellissime vacanze. Negli ultimi giorni innanzitutto è stata al centro di una grandissima bufera che la riguardava, perché messaggi subliminali, insomma storie riferite ad Andrea Damante hanno fatto molto discutere, e ve ne ho parlato anch'io ovviamente in un video che vi lascio qui sopra nella i di informazioni. Ma arriviamo proprio a non tanto il giorno di Natale, bensì a quello di Santo Stefano, durante il quale Giulia De Lellis passa tantissimo tempo con la sua famiglia. Ovviamente ha pubblicato 1000 stories della sua nipotina, ma allo stesso tempo ad un certo punto spiega anche che non è tutto proprio rose e fiori, e infatti ha proprio la febbre. No, vabbè ragazzi, ho preso un'influenza che non avete idea. Non avete proprio idea, non avete proprio idea. 38 fisso, al massimo si alza ma non scende. Sto di merda.
Ora però lasciamoci alle spalle drammi, malattie, parliamo invece di cose più felici. In questi ultimi giorni di festa, non una, non due, bensì tre coppie sono pronte per fare il grande passo e dire un bel sì. Ma andiamo con ordine, la prima coppia è quella formata da Stefano Laudoni, ex fidanzato di Valentina Vignali, che è un ex concorrente del Grande Fratello 16, e della sua fidanzata Giorgia Crivello. Durante una cena natalizia in compagnia dei loro amici, Stefano decide di fare il grande passo, o meglio, di fare questa bellissima proposta di matrimonio che ovviamente è stata ripresa da chiunque, lui in ginocchio che le dà l'anello, eccetera, eccetera. Quindi vediamo questo magico momento. E vuoi diventare la mia principessa a tutti gli effetti? Giorgia Crivello, dopo aver detto sì, ha deciso anche di condividere questo bellissimo momento e le sue emozioni con tutti i suoi followers. Allora ragazzi, buonasera, scusate la mise, ma sono così. Volevo ringraziare tutti, mi dispiace di non essere riuscita a ripostare appunto tutte le stories, ma siete veramente, c'è una marea. Non mi aspettavo così tanto calore, non mi aspettavo di emozionarvi così tanto, ma avete veramente scritto delle cose bellissime e veramente io e Stefanino, che è qua insieme grazie, a me, ragazzi, vi ringraziamo con il cuore, perché vabbè, di sicuro arrivare in questo modo alle persone ed emozionarle ci rende felici. E quindi grazie, buon Natale a tutti e buona serata, un bacione. Pubblica subito un selfie dove fa vedere l'anello che le ha regalato Stefano Laudoni e scrive: mi devo ancora riprendere. Poi pubblica un'altra foto, un mazzo di fiori con un bigliettino con scritto: e comunque sei mia, perché proprio in quel giorno festeggiavano anche un anno insieme, ragazzi, sono praticamente forse pronti per sposarsi. Ma ora passiamo alla seconda coppia ed è quella formata da Aurora Betti, ex protagonista di Temptation Island, credo addirittura del 2015, e dal suo fidanzato, il calciatore Simone Aresti. I due nell'ultimo periodo hanno avuto anche un figlio, credo che si chiami Diego, ma proprio in questi ultimi mesi diciamo che c'era un po' aria di crisi, ma a quanto pare, ragazzi, in questi ultimi giorni l'amore sembra essere risbocciato e infatti il suo fidanzato e quindi Simone le ha prima fatto una bellissima serenata dove le canta "Tu sei a fine Romun", bellissimo ragazzi, cioè proprio io spero tanto che mi facciano anche a me questa bellissima cosa, non immagino la vergogna ma allo stesso tempo anche la contentezza di ricevere una serenata. Sta di fatto comunque che dopo questa bellissima serenata, che adesso vedremo perché ragazzi ovviamente volete perdervi forse un momento così trash, così anche romantico per certi versi, come questo ovviamente no, quindi eccovi accontentati. Sono emozionata, molto. Dopo questa bellissima serenata, Aurora pubblica anche una storia con tanto di anello e dice: ho detto sì. Per annunciare il grande passo, entrambi hanno pubblicato una storia dove lui gli mette un anello e quindi insomma tutti felici e contenti. Passiamo poi all'ultima coppia ed è quella formata da Giorgia Palmas, ex Velina, e Filippo Magnini, ex nuotatore o forse fa ancora il nuotatore, non lo so, comunque ex sicuramente di Federica Pellegrini. Niente serenate o gesti incredibili, semplicemente un annuncio fatto rispettivamente sui loro profili social. Giorgia Palmas infatti pubblica una foto scrivendo: sì. Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento, ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre. Magico e indimenticabile, ed io, anzi noi, ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire, sono la persona più felice del mondo. Filippo Magnini invece pubblica la stessa più o meno foto scrivendo semplicemente "She said yes", quindi lei ha detto sì. Insomma ragazzi, un Natale da ricordare per alcune persone, quindi tantissimi auguri a tutte le persone che si sposeranno in questo 2020, e per altre invece, insomma, per certi versi un Natale da dimenticare, proprio come nel
caso di Taylor Mega, che ha vissuto questo dramma di essere stata derubata. E voi invece come avete passato queste feste? Fatemelo sapere qui sotto con un commento, raccontatemi di tutto, perché sono veramente curioso. Il video può finire qui e spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e trovate qui sotto tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo, noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark. Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!